Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi torno con un nuovo video con la mia adorata Sara del canale Sara Cosmesi, a cui mando un bacione come sempre. Oggi torniamo con il video sui prodotti preferiti del mese di febbraio. Mi raccomando, se non l'avete già fatto, correte a vedere il video di Sara. Iscrivetevi al suo canale, lei è veramente simpaticissima. Se vi fa piacere, iscrivetevi anche al mio canale e lasciate un like, per non perdere tutti i prossimi video. Cominciamo subito con i prodotti appunto preferiti del mese di febbraio, mese corto ma abbastanza proficuo. Ma sì, direi partiamo subito con il viso. E partiamo da due cremine viso di cui vi ho parlato, nel video delle scoperte, mi pare, a febbraio, sì, e che appunto ho subito adorato e quindi ve ne parlo subito. Si tratta delle due creme viso che sto utilizzando in questo periodo, questa per il mattino e questa per la sera. Quella del mattino è la crema Reboost di MyClaren, linea di Claren per pelli giovani, non che io ormai abbia una pelle giovane, però, è una linea che avevo preso, è una linea comunque adatta per una pelle mista grassa e quindi mi sta piacendo tantissimo. È una crema rinfrescante e idratante che praticamente sto divorando. È un gel, rosino con un buonissimo profumo, una consistenza che va a idratare benissimo la pelle del viso, ma ve lo lascia appunto fresco e non appesantito, anche perché appunto a febbraio, già ci sono state delle giornate parecchio, caldine, anche fuori stagione, però cominciava già a fare un po' caldino, si sentiva già un po' quest'aria di primavera e questa è stata un'ottima crema, l'adoro come crema idratante, ottima come base viso, ripeto, vi lascia la pelle idratata e però anche un leggero effetto mattificante. Contiene acqua di cocco ed estratti di rosa alpina, fico, semi di acerola e bacche di goji, veramente un sacco di estratti, buonissima crema idratante che vi straconsiglio. Questa invece è la crema che sto utilizzando la sera. Il brand si chiama M. Azam, non so bene come leggerlo, e questa è la crema della linea Vino Gold che io avevo acquistato in Austria al Müller, ma che voi trovate tranquillamente sul sito di QVC. Tra l'altro, quando ci sono le campagne, trovate anche questa crema in offerta. Io l'avevo vista la sola crema su Amazon. Aveva però un prezzo sui 40 euro. Considerate che io in Austria ho trovato la crema, il contorno occhi e il siero tutto full size in un kit scoperta a 24 euro, quindi un ottimo prezzo. E quindi, appunto, secondo me, se trovate la campagna su QVC è conveniente, altrimenti è un po' caretta. Comunque, questa si tratta della Vino Gold. Qua è indicata come una crema da giorno e da notte, io la uso prettamente la notte. È un'ottima crema che mi va a dare un quid di idratazione in più rispetto alla crema che vado ad utilizzare al mattino, ma è comunque una crema che non vado a trasudare la notte. È abbastanza leggera. Questa è la cremina, un profumo delizioso. Ora non ricordo, quali estratti contenga perché ho gettato la confezione, magari vi lascio scritto qui sotto nell'info box. E anche questa in combo utilizzata con l'altra crema, mi sto trovando benissimo, mi lasciano la pelle ben idratata ma non appesantita. Anche questa è una crema che io non vado assolutamente a trasudare, potrei utilizzarla anche tranquillamente al mattino, non è certamente indicata per una pelle secca, non è certamente indicata per giorni freddi, questo no. Però adesso che siamo una mezza stagione, insomma, mi ci trovo molto molto bene, ve la consiglio se avete modo di provarla. Un altro prodotto per il viso che la Sara conosce molto bene è il siero di Royal Beauty, siero con polvere d'oro, antirughe e illuminante con acido ialuronico. Una meraviglia con queste pagliuzze dorate al suo interno che vengono proprio prelevate, insieme al siero nella pompetta. Vedete che meraviglia. Quando applicate poi il siero sulle mani, andate leggermente a massaggiare le mani tra di loro, questi pezzettini dorati si sciolgono un pochino, andate a massaggiarlo o a tamponarlo su tutto il viso e non vi trovate poi i pezzettini dorati sul viso. Questi pezzettini vanno comunque a sciogliersi.
e si uniformano con il vostro incarnato, vi danno un bellissimo effetto luminoso, non luminoso tipo glitter, luminoso proprio di pelle luminosa dall'interno. Molto molto bello, è un prodottino che costa meno di 10 euro, è ottimo. Tra l'altro è un bellissimo boccettone da 60 ml, quindi il doppio di un classico siero, e io ve lo consiglio tantissimo. Royal Beauty, tra l'altro, è un brand con cui io non mi trovo per niente bene e ho provato diverse cremine, maschere, non mi sono piaciute, ma il siero veramente consigliatissimo. Poi un tonico che sto adorando è questo di Vichy della linea Pure Thermal ed è il tonico perfezionatore che elimina i residui di trucco e impurità indicato per pelli sensibili. Un ottimo tonico, va a detergere e purificare benissimo la pelle, vi lascia la pelle proprio bella pulita con un buonissimo profumo leggermente fiorito ma molto molto delicato. Veramente un tonico che mi sta piacendo tanto. Questo ve lo consiglio, insomma, se avete voglia di provare un tonico. Insomma, per cambiare, anche io ho fatto così, per cambiare ho provato a prendere questo, mi ci trovo benissimo. Così come mi sto trovando benissimo con la Hydrating Water Mist di Jouer, questa qua, con lumifenoli antiossidanti e acqua di fiori di Sakura. Una bruma, una mist per il viso deliziosa, ha un profumo fiorito, delicatissimo, piacevolissimo da utilizzare. Io questo lo andavo anche a vaporizzare sul viso come acqua termale dopo una maschera, ma anche per esempio me lo portavo dietro quando durante le giornate più calde andavo magari a camminare, e applicato così sul viso dava subito un effetto tonificante, rinfrescante, piacevolissimo appunto con questa buonissima profumazione. Questa è un'edizione limitata, di solito è un altro pack, comunque prodotto buonissimo, ne ho sentito parlare bene e confermo proprio un ottimo prodotto. Devo dire che tutto quello che ho provato di Jouer mi è piaciuto tantissimo. Un buonissimo brand. Poi sto utilizzando due mascherine che in realtà ho già acquistato in passato, terminato, e adesso ho riacquistato perché mi erano piaciute veramente tanto. Una è di L'Oréal, è l'Argilla Pura Maschera Anti-Imperfezioni, quella nella colorazione blu. Ottima, infatti vedete che la sto divorando. Una delle migliori maschere per chi ha problemi di impurità o di pelle vista grassa. È veramente una maschera che va a purificare benissimo la pelle, ma non va assolutamente a seccarla. A me capita di tenerla in posa anche più di 15 minuti, che solitamente una maschera purificante va un pochino a seccare, e invece questa proprio non si secca, non si asciuga in alcun modo. Buonissima maschera da supermercato, ma veramente ottima. Così come mi piace tantissimo anche questa di Nivea, 3-in-1 Urban Skin Detox all'argilla. Questa è considerata un detergente o maschera o scrub, si può utilizzare insomma al bisogno, e anche questa per me è ottima per andare a pulire e purificare la pelle del viso. Mi lascia veramente una pelle super super pulita, quasi effetto piatti sgrassati col detergente per i piatti. Però veramente per esempio soprattutto la zona del naso, che per me è la zona dove mi si formano più punti neri, qui con questo veramente mi pulisce tutto, veramente buonissimo. Poi per il corpo non ho prodotti da segnalarvi questo mese, ho due prodottini per le mani, ma in realtà sarebbero anche per il corpo, ma io li utilizzo prettamente per le mani. Uno di Balea ed è la crema al profumo di eucalipto e gelsomino. Questa linea qua con il koala è buonissima, ha un profumo appunto eucalipto e gelsomino fresco, di pulito, veramente delizioso. E questa cremina la sto utilizzando per le mani, ma si può utilizzare anche sul corpo. Ne ho prese diverse di questa versione perché mi piacciono tantissimo. Poi un buon profumo fresco di pulito, veramente buonissimo. E mi sta piacendo tanto. Così come mi piace moltissimo questa di Alverde, la Skin Food All in One crema corpo. Qua è indicata per crema, come crema sia per il viso che per il corpo. Io la uso sulle mani, a volte sui piedi, a volte sul corpo. È proprio una crema tutto in uno. Contiene calendola e burro di karité ed è indicata per una pelle secca, ovviamente. E qua proprio dice rigenerante per pelli ruvide, tendente al secco,
pelli esposte a umidità, freddo, vento, calore del riscaldamento. Veramente una buonissima, buonissima crema idratante, non di quelle super mega unte che magari anche applicate sulle mani, poi non potete toccare nulla perché vi lasciano le mani unticce. È proprio una crema bella corposa, idratante, veramente su zone come magari anche ginocchia, gomiti, zone molto secche. Questo veramente è un buonissimo prodotto. Per una pelle molto secca, appunto, è indicato anche da utilizzare sul viso. Io ovviamente non ho bisogno di farlo, però potrebbe essere utilizzata anche così. E termino con due prodottini per capelli. Uno è il di L'Oreal ed è la The Blow Dry Cream, protezione dal calore e protezione dal calore e piega perfetta. Questo è un prodottino che va applicato sul capello umido, già tamponato, non asciutto, e va ad aiutare tantissimo il capello a rimanere in piega e a non stressarlo da phon piastra che io utilizzo quotidianamente. Mi lascia i capelli sempre belli, morbidi e setosi. In più ha un buonissimo profumo ed è una formulazione in gel che quindi anche magari se avete capelli grossi come i miei, che si appesantiscono facilmente, non dà nessun problema perché è un gel molto leggero che una volta asciugato il capello non si sente nulla di pesante. Veramente buonissimo. E ultimissimo prodotto, ma non certo per importanza, è la maschera. Vi porto la maschera per non farvi vedere anche lo shampoo e il balsamo, ma insomma la linea Garnier Fructis Hair Food all'anguria rivitalizzante, buonissimo. Questo è veramente un profumo di caramelle all'anguria, veramente golosissimo, di gommose. Qua è indicato per capelli da normali a fini, ma io ho capelli grossi e che tendono a ingrassarsi e non dà nessunissimo problema. È una buonissima, buonissima linea. Poi, ovviamente, particolarmente indicata per una stagione più estiva contenendo l'anguria, però veramente mi sta piacendo da matti. La mia linea preferita rimarrà sempre quella all'aloe perché quella per adesso è imbattibile, però questa veramente buona, buona, buona se vi piace questa profumazione e, appunto, se avete capelli molto fini o capelli normali che hanno bisogno di una botta di idratazione, questa qua è veramente ottima. Io per adesso l'ho trovata solo da Amazon oppure l'ho vista su Notino, l'ho vista su Asos, però secondo me il prezzo più conveniente è quello su Amazon. Come sempre può essere utilizzata come balsamo oppure come maschera oppure trattamento senza resciacquo, di solito la utilizzo sempre come maschera capelli e mi ci trovo benissimo. Bene, miei cari, questi erano tutti i miei prodotti preferiti del mese di febbraio. Mi raccomando, andate a vedere anche il video di Sara se non l'avete già fatto. Io vi saluto, vi mando un bacione grande e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!